Porco Dio! Cioè dai, non è possibile. Cioè, se non vuole uscire, non è possibile. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questa nuova reaction. Oggi andremo a vedere il pezzo che è su tendenze, che è primo in tendenze, che è primo in Italia, primo in musica, uscito ieri, ovvero il pezzo di J-Ax e Fedez, Assenzio, feat. Stash e Levan. Premetto che ovviamente Stash sia una cosa a livello di marketing. Conoscevo i The Colors, però non sapevo manco chi fosse questo Stash. Cioè, nel senso, con il nome Stash non l'avrei mai riconosciuto, me l'hanno detto, quindi di conseguenza non seguo moltissimo il pop italiano. Quindi vediamo un po' cosa ci riservano questi quattro alla fine, perché Levante è la cantante, penso, del ritornello. E per quanto riguarda J-Ax e Fedez, io direi che molti lo considerano rap, lo paragonano al rap. Per carità, ci sono delle strofe ovviamente scritte a mo' di rap, cioè a mo' dello stile rap. Però ragazzuoli, dal mio punto di vista, questo è a tutti gli effetti pop italiano, quindi non ha neanche senso paragonarlo al rap. Io li ascolto perché ho sempre ascoltato J-Ax e Fedez, però i J-Ax e il Fedez di prima, perché adesso, insomma, però me li ascolto perché alla fine sono loro i padroni del mercato musicale italiano adesso, e questo non mi vergogno a dirlo assolutamente, perché probabilmente come loro non c'è nessuno in questo momento, cioè quindi è inutile dargli contro, che siano commercialate, che siano non commercialate, la cosa vende e stanno facendo il loro. Detto questo, vi invito come al solito a passare da Instagram, trovate da qualche parte qua l'immagine con il mio nickname, link in descrizione, mi raccomando passateci tu. Andiamo a vederci questo video, mi aspetto un pezzo sicuramente niente male, vedremo un po'. C'è la fiera questo effetto. Una storia, una ferita, una strada, una dita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Piace maledica, sento le sue impronte, con la croce incisa, con la ricorrente sulla fronte, un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo. Ecco, queste cose sono fighissime, non mi ricordo come si chiama l'effetto. La ritenzione, ho scelto l'appetitudine. Quello che ti sciolge, però è una bomba. Ehi, sai che ho perso troppo tempo? Cioè, con la dub, ormai la dub è da un... Se poi mi sento solo quando mi sei vicino, scienza l'amo secco, una traccia di sangue freddo. Solitamente penso che non trovo più me stesso. Non accade da nulla, ne sono certo. La mia ambizione è superato di cambio del mio talento. Si potesse cancellare tutto il male, non credo che Assenzio stanotte. E quante volte avrei voluto l'aria, ma sono rimasto in silenzio. Era bello, molto bello. Come un alieno per tornare a casa, punto alle stelle, yeah. Sulla mia strada. Da bambino ero felice quando mi indicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata in mezzo a una folla di logica clana. Avere un rara restituzione. Quello di placement, cazzo. Nelle braccia ho pregato di prenditi i soldi, la mia moto e la carriera. Ma non portarti via la mia ragazza, è l'ultimo solo capire veramente quello che conta. Per avvisare il tempo che nessuno più per sempre. Anche l'ho unita da tenendore, invece che andare a trovare la fiera. Questo è l'unica della logica, mi ripeto amaramente. Perché quando corri per vincere non vedi quello che perdi. Con la lotta in ufficio pulisco di fare con lei. Perché dopo la mia rivalità non serve sul mio orario. Io voglio tagliare la corda, per voler tagliare la guarda. Si potesse cancellare tutto il male, non vorrei come Assenzio stanotte. Quante volte avrei voluto urlare, ma sono rimasto in silenzio. A pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso. Non mi guardo da mesi allo specchio, da un po' che sospetto che dentro il depresso ci sia quella maschera che mi ha depresso. Il video è fantastico, ragazzi. Questo è proprio placement. Più leggeri della cenere, con la nuvia se il vento soffia forte. Più preziosi di un diamante che diventa luce quando fuori a notte. Ancora! Divento luce solo fuori a notte. Allora, cosa dire sulla canzone? Ho visto solo product placement. A parte gli scherzi, che poi in realtà sono veri, cioè pieno di product placement tutte le volte, però alla fine fanno bene, cioè nel senso, alla fine ci guadagnano, cioè è inutile dirgli che sbagliano. Parlando di cose serie, la canzone mi è piaciuta. Mi aspettavo qualcosa di ancora più commerciale, lo è, però mi aspettavo qualcosa, un classico, una classica marciata, però in realtà non mi dispiace. Devo ammettere che non mi dispiace. Adesso la gente dice: Damlet, fai schifo, come puoi dire che Fedez e J-Ax sono bravi o cose? Ragazzi, se sono lì ci sarà un motivo. Però a parte questo, ovviamente c'è... musica pop, ripeto, non la sto valutando come musica rap. Per quanto riguarda il pezzo di Fedez, ci sta. Ottima scelta di marketing Stash. Però la strofa che mi ha colpito più di tutti è J-Ax, che ha usato anche un flow molto particolare. E mi è piaciuta veramente tanto la strofa. Il testo e il significato è bellissimo, dal mio punto di vista è molto molto bello. Poi che ci siano le cose... bagna fiche, bagna il tredicenni, bagna tutto, questo sono d'accordissimo con voi ragazzi. Cioè che ci siano queste cose, ovviamente per raccattare le ragazzine, sicuramente, e i ragazzini anche, sicuramente ragazzi, cioè
100%. Però comunque sia, il loro lavoro è un ottimo lavoro, perché alla fine il video è spettacolare. L'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è Levante. Levante non mi ha entusiasmato. Io poi probabilmente questo pezzo non lo riascolterò più, perché tanto tra un paio di giorni lo sentirò ovunque, di conseguenza mi verrà annoia subito. Però comunque sia, il pezzo ci sta, ha senso, è molto molto figo. Mi si era interrotta la registrazione. Comunque dicevo, ti invito magari a rifletterci sulle strofe, perché alla fine non giudicate soltanto dalla musicalità, per carità, dal pezzo, magari che è commerciale o meno. Giudicate le strofe, perché alla fine c'è un significato, secondo me c'è un significato dietro abbastanza pesante. Gli hanno detto anche delle cose veramente niente male. Tra tutti ho preferito, come ho detto prima, J-Ax in assoluto per la strofa e per il flow utilizzato. Ma comunque ottimo lavoro di sicuramente di J-Ax e Fedez, e ottima scelta di marketing. Stash, Levante, l'unica cosa che mi è piaciuta un po' meno, però comunque sia, mi azzardo a dire che si meritano di stare lì alla fine, perché hanno un passato che se lo possono permettere. E niente ragazzuole, vi invito a lasciare un like, un commento, mi raccomando passate dal mio Instagram, ditemi soprattutto cosa ne pensate voi di questa canzone, ditemi cosa ne pensate di J-Ax e Fedez. Ovviamente ripeto, per me è più canzone in ambito pop che rap, cioè chi lo considera rap secondo me dovrebbe fare due conti. Però niente, vi invito a lasciare un like, un commento, ci si becca al prossimo video, passate dai miei social, mi raccomando, bella regga.